Buongiorno, oggi vi portiamo ad ammirare e conoscere l'isola santuario di Barbana, situata nella suggestiva laguna di Grado. La storia di questo santuario affonda in tempi molto molto lontani, quando si racconta che a seguito di una forte tempesta l'isola di Grado venne seriamente minacciata. Terminata questa tempesta, venne trovata tra i rami degli alberi l'immagine di una Madonna. I gradesi, per ringraziare la Vergine di averli salvati, fece costruire una prima chiesa su quest'isola. Poi, nel tempo, la chiesa venne ampliata e divenne meta di pellegrinaggio da parte delle popolazioni locali che volevano ringraziare la Vergine per averli salvati dalle frequenti epidemie del periodo. Stiamo lasciando il porticciolo. Alla volta del santuario di Barbana, che sta in mezzo alla laguna di Grado. Laggiù c'è il santuario. Stiamo arrivando. Questi sono gli ex voto, ce ne sono anche di antichissimi. Risale addirittura al 3 giugno 1925. Una barca di pescatori fu sorpresa dal ciclone e, invocata la Madonna, ritornarono sani e salvi in porto a Grado. Ecco, fra questi alberi, alcuni anche molto antichi, si viene a fare merenda il giorno del pellegrinaggio con il proprio paese. C'era ai tempi anche un albergo. E ogni anno la
Madonna che sta nella Basilica Grado viene a salutare la sua sorella qui all'isola. Ecco, davanti a questa statua bianca, di solito ci sono le foto di gruppo. Ora saliamo per ripartire. Dietro al santuario c'è la parte migliore perché il mare è più selvaggio, più impetuoso, però la laguna ha sempre il suo fascino.